Buongiorno, sono Gilberto Rossi di Ecologisti Civici. Ci troviamo qua a Magenta per denunciare i soliti, ormai rituali, di servizi di Movibus. Come potete vedere nella locandina, qua c'è gli orari che vengono indicati sono ancora quelli dell'11 giugno 2011. Poi ci troviamo con un investimento, viene annunciato sul Corriere della Sera, di 5 milioni di euro per la mobilità, quando poi in realtà non si tratta di ammodernamenti agli autobus, fare informazione per promuovere la mobilità sostenibile, dolce, la correlazione tra autobus, treni, bicicletta e tutti gli altri mezzi di trasporto. No, si tratta semplicemente di un cervellone di 5 milioni di euro. Quindi noi ci chiediamo, ma questi chi vogliono prendere in giro? Da due giorni sono partiti anche gli aumenti di ATM, Atinum, Movibus e dei treni, a fronte di un servizio che continua ad essere sempre il solito servizio scadente. Adesso ci sono qua anche sei persone, sono arrivate altre, che devono prendere l'autobus per sapere a che ora passerà l'autobus, dato che comunque se telefonate non si può telefonare al numero verde che viene indicato nella pensilina, perché è accessibile solamente dai telefoni fissi, quindi da casa. Per fortuna erano dotati di un smartphone, hanno potuto consultare il sito e hanno potuto scoprire a che ora passerà il loro autobus, se no la gente viene lasciata allo sbando. Quindi noi vogliamo dire, il re è nudo, è inutile che ci parlano di mobilità sostenibile, quando poi in realtà uno ci mette anche la buona volontà per prendere i mezzi pubblici, ma se non viene fatta l'informazione per sapere quando passeranno questi benedetti mezzi pubblici, uno come fa? Grazie, buongiorno.